Di nuovo insieme, amici di Strade d'Abruzzo, buongiorno, torniamo nell'Aquilano, torniamo a Paganica, partiamo da qui per un percorso tutto nuovo che ora ci illustrerà il nostro Ivo Pagliari. Ciao Ivo, buongiorno. Ciao Enrico. Il prof Paolo Di Ruscio che sta preparando i computerini perché oggi c'è un po' di salita. Prof, sei pronto? Saluto con grande piacere Chiara Ciuffini che oggi si racconterà con, nella nostra trasmissione. Eccola Chiara Donatello, ciao Chiara. Ciao ragazzi che ci accompagnate in questo giro. Che giro sarà? Ce lo racconta Ivo Pagliari. Ivo. Ma oggi Enrico faremo un giro diciamo alle pendici del Gran Sasso, e all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Andremo a Camarda, da Sergi, riscenderemo giù e poi faremo una bella salita che ci porterà a Collebringioni e faremo un bellissimo giro. Tra l'altro vedremo anche, apprezzeremo l'Aquila dall'alto. Che dici, si alzeranno un po' le temperature? Visto che è 25 aprile ma sembra inverno. Tra un po' vedremo il Gran Sasso. Ma Enrico, la temperatura qui per l'Aquila è ottimale, direi. No, scherzo, oggi è abbastanza freddino, ma tra un pochino sicuramente scalderà perché le temperature tenderanno al rialzo, dai. Prof, come lo vedi? E poi le temperature le faremo alzare noi, no? Il prof è sempre bene, Enrico. Andiamo allora con Donatello Ricci, con gli amici degli Alpini. Vieni Nicola, vieni, oramai sei la stella della nostra trasmissione. Tra un po' racconteremo tutta la storia di Chiara Ciuffini pedalando in salita verso Colle Brincioni ed Aragno. Andiamo. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. I will stay by your side every night. Ivo, qualche chilometro per ammirare questa bellissima chiesa. Sì Enrico, è uno dei sicuramente delle caratteristiche di Paganica, molto frequentata, è una chiesa, questa credo del XIII secolo se non ricordo male, che è nata dopo un'apparizione della Madonna Addolorata ad una pastorella che era qui, quindi è nata diciamo prima un eremo sostanzialmente, poi è diventato un santuario molto frequentato anche per la bella naturalezza che c'è qui intorno. Chiesa della Madonna di Appari. Chiesa della Madonna di Appari. Tra l'altro vedevo, vieni prof, che il prof Di Ruscio, Ivo, stava studiando anche il pavè per arrivare alla chiesa della Madonna di Appari. Sì, ho studiato il pavè, ma più che altro devo fare un'altra considerazione, perché mi avete portato alla Madonna di Appari. Quindi io sono venuto fin qui per vedere la Madonna che appare, mentre io la Madonna che appare la vedo spesso in altre occasioni. No, a parte gli scherzi, ci ha portato sul pavè, io e Ivo, ma più che altro Ivo, perché mi ha portato all'arrivo del Fiantre 2 anni fa, perché mi ha preso steso per strada e con il buon cuore mi ha portato fino giù al traguardo. Devo dire, dare una brutta notizia? No, la brutta notizia già l'ho avuto perché gli amici qui mi hanno descritto le salite che andremo ad affrontare. Faremo io e Chiara in testa per raccontare Chiara. Hanno fatto solo un segno, è così. Quindi per me è sufficiente. Wanna believe, wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, wow. When you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears.
Ivo, quando c'è Chiara Ciuffini si va forte in salita, questo è fuori discussione. Per arrivare ad Assergi il passo non era affatto facile da tenere. Quando c'è Chiara Ciuffini lei va forte, perché voglio dire, noi fatichiamo e quindi cerchiamo di seguirla. Siamo arrivati ad Assergi, cioè la sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, alle nostre spalle. Sì, Assergi è una piccola realtà del Comune dell'Aquila, però ha delle importanze notevoli. Oltre alla sede del parco, qui c'è anche il laboratorio del Gran Sasso che tutti conosciamo, e in più nel proprio territorio c'è San Piero della Jenca, che qualche tempo fa noi abbiamo visitato. Come si sa, insomma, c'è la chiesetta dove Papa amava raccogliersi. Guarda, quanto è bravo Donatello, ci sta facendo vedere la chiesa della Jenca quando andammo 2 anni fa la puntata di Strade d'Abruzzo, con un Tonino Salvi in salita inarrestabile. Non lo ricordo questo, ricordo soltanto che siamo andati a San Piero della Jenca. Perfetto, alle nostre spalle il Gran Sasso, Campo Imperatore, innevato, muri di neve, nonostante siamo a fine aprile. Sì, muri di neve, speriamo, e mi auguro che per il passaggio, l'arrivo del giro, sia tutto quanto pulito e che la gente possa godere di questo spettacolo della natura. Guardate, guarda Nicola come sta guardando la sede del parco. Nicola ama le montagne da buon alpino, quindi apprezza sicuramente queste cose. E adesso noi facciamo qualche metro di discesa e poi microfono a Chiara Ciuffini, saliremo verso Aragno e Colle Brincioni. Racconteremo Chiara in salita, per me sarà difficilissimo, per Chiara una passeggiata. Oh, premetto, qualora dovessi un giorno pensare di fare un'intervista a me, non farla mai in salita. Solo discesa? Solo discesa. Mi sembri Tonino Salvi. No, ma questo non me lo dire, ti prego. Abbiamo iniziato la salita che ci porta ad Aragno, pendenze subito durissime, per me sarà altrettanto duro poter parlare un po' con Chiara Ciuffini. Ciao Chiara. Ciao Enrico. Allora, intanto io ti presento perché faccio i complimenti, sei diventata il brand ambassador di Specialized, di Enervit e di Second Life Pasquarelli. Insomma, sì, il ciclismo ti ha portato in alto. Sì, sono davvero contenta di poter rappresentare queste tre aziende. Per me è un vero orgoglio. Chiara, adesso abbiamo un po' di chilometri di salita, duri, sì, nel nostro Abruzzo aquilano, per raccontare Chiara Ciuffini. Chiara, tu hai 33 anni. Magari. Detto male. Sì. Scherzo, naturalmente. No, ne ho 37. Sì. Io ti ho fatto questa domanda perché? Perché diciamo che facciamo un salto indietro di 20 anni. Chiara Ciuffini è maggiorenne. Sì. Che faceva Chiara nello sport?
Facevo veramente molto poco. No, realmente andavo a cavallo e mi godevo la montagna. Come abbiamo visto, qui viviamo alle pendici del Gran Sasso. Quindi camminate, sci, alpinismo, tutto ciò che non era bici. E com'è nata la passione per il ciclismo? Ma è nata molto per caso. Durante un allenamento a cavallo sono caduta, ho rotto il malleolo e la mia riabilitazione è stata andare in bici. E quindi da lì ho mollato il resto e ho pedalato. Io il ciclismo amore a prima vista, lo definiamo sì. Così. Dalla prima pedalata amore puro, che poi si sa, la bici è così, se la ami non la abbandoni più, no? Qual è il primo ricordo che hai con la bici? Ma le prime uscite, un po' di quasi paura, questo mezzo nuovo, però poi mi sono trovata subito a mio agio. La prima gara di Chiara? La prima gara è stata la Sportful Dolomiti Race. Giusto, una gara facile. Sì, è stata proprio l'anno del terremoto. 2009. Solo pochi mesi dopo che io avevo dato il primo colpo di pedale. E com'è andata quella gara? Ma io non sapevo neanche realmente cosa fossero le Gran Fondo e tutto il mondo dell'agonismo. Lì ho partecipato, invitata da un'azienda, e niente, subito ho capito che la mia parte un po' race, un po' competitiva, si faceva già sentire. E da lì poi ho cominciato un po'. Senti, piano. Prima di raccontarci mondiali e maratona delle Dolomiti vinte, mi racconti l'Abruzzo Aquilano in bici? Cosa dirti, Enrico? Amo profondamente il mio territorio, te lo sai. Difficile da vivere magari in inverno o in giornate come oggi, in cui ad aprile è ancora un po' freschino, però poi ci regala delle giornate meravigliose. Abbiamo un territorio veramente stupendo, tutto ancora da scoprire. Noi di Strade d'Abruzzo ci proviamo settimana dopo settimana a raccontare il nostro Abruzzo. Poi farlo con salite quasi al 20% è difficile. Eh sì. Con Chiara a fianco che va forte è ancora più difficile. Chiara il mondiale, Chiara la maratona vinta. Allora, nel 2013 ho avuto la gran fortuna di poter partecipare al mondiale UCI Master. Scusa, ti interrompo, Chiara. Intanto Ivo ci ha ripreso, il prof ci ha staccato. No, vabbè, hanno delle gambe fotoniche. Vedi, guarda, il prof ci ha staccato, adesso ci umilia e ci aspetta, vedi? Mentre noi si chiacchiera qui. Vai, Chiara, mondiale e maratona delle Dolomiti. Mondiale nel 2013, Master a Trento, quindi in Italia. E niente, ho vinto lì la mia maglia ridata, a cui sono ancora legatissima perché fu una giornata memorabile. Nel 2013 ho vinto il percorso medio, nel 2014 invece il percorso lungo. Che cosa significa vincere quella che per gli amanti del ciclismo è la corsa da sogno, no? La maratona delle Dolomiti? Sì, diciamo che quando si inizia a far gran fondo, quella, la maratona è un po', diciamo, il punto di arrivo per un agonista. Per me è stato un vero sogno, è stata la realizzazione un po' di tutto quello che avrei voluto fare. E Chiara, qual è stata la salita più dura della maratona? Beh, sicuramente il Giau, perché è tutto a doppia cifra, sono 10 km con una pendenza media di quasi il 10%. Tu ci scherzavi? No, l'ho sofferto non tantissimo, perché comunque sono riuscita a prendere il mio passo regolare dall'inizio alla fine. Non sapevo benissimo il vantaggio che avessi sulla seconda, quindi ho cercato di comunque rimanere regolare e di spingere al meglio che avessi potuto.
Guarda, io vi racconto un aneddoto che c'entra poco, ma per farvi capire come va forte lei. Lo scorso anno alla maratona, che poi io tanto piano non sono andato perché ho chiuso decimo assoluto del percorso corto, secondo della mia categoria, su Passo Pordoi, una ragazza così, doppia velocità, boom, via, chi era? Lei. Sì, diciamo che la salita mi piace moltissimo, qualche anno fa la soffrivo un po' meno, negli ultimi anni ho preso un po' di peso, ho cambiato un po' il fisico, quindi la soffro un po' di più, però comunque è l'essenza del ciclismo, diciamo. Mi racconti una salita che ti piace particolarmente del tuo Abruzzo Aquilano? Ma forse la mia preferita è la salita che da Paganica mi porta su verso le Rocche, l'altipiano delle Rocche, perché è una salita abbastanza regolare. Da casa mia sono circa una ventina di chilometri, di salita vera circa 15, ha delle pendenze abbastanza regolari, quindi riesco a godermi, è la salita che piace a me. Di noi di Strade d'Abruzzo, Chiara, con Ivo in particolare, mandiamo sempre un messaggio di sicurezza sulle strade. Tu che messaggio ti senti di mandare? Io innanzitutto vedo ancora persone che vanno in bici senza casco, genitori che portano anche i bambini, anche solo a divertirsi, ma senza casco, e dico sempre, anche per la classica passeggiata, anche per andare a prendere la spesa, indossiamo il casco. E poi niente, luci sempre accese, soprattutto quella posteriore, per renderci visibili. E poi ci vorrebbe tanta tolleranza da entrambi le parti, sia da parte del ciclista, ma degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada. Chiara, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Noi continuiamo tra un po' a salire verso Ragno con le Brincioni, faremo vedere l'Aquila dall'alto, sono immagini bellissime. Alle nostre spalle poco fa Donatello vi ha fatto vedere il Gran Sasso completamente innevato il 25 di aprile, ma ci sono metri e metri di neve, sarà uno spettacolo quando il 12 maggio arriverà il giro, la tappa su a Campo Imperatore. Noi continuiamo, sarà faticoso ora stare dietro a Chiara ora che la strada continua, ritorna a salire, ma ci proviamo. Wanna believe, wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears, already told you I'm right here, I will stay by your side every night. Allora, abbiamo fatto questa salita molto molto impegnativa che da Camarda ci ha portato fino qui ad Aragno. Abbiamo raccontato un po' la storia di Chiara Ciuffini, ora Chiara ci racconta tecnicamente questa salita. Che salita è, Chiara? Beh, è una salita non lunghissima, però con delle pendenze quasi totalmente in doppia cifra, con tratti che si avvicinano anche al 20%, quindi è abbastanza impegnativa. Poi il fondo è anche abbastanza, come si direbbe qui, ignorante, perché è bello ruvido, quindi la bici scorre veramente poco, però ci ha regalato dei panorami meravigliosi sul Gran Sasso. Prof, i cartelli dicono che se andiamo a destra c'è Aragno Alta, se andiamo a sinistra andiamo a vedere l'Aquila dall'alto, che preferisci? Allora, andiamo ad Aragno Alto. Andiamo? In salita? Sì, un paio di considerazioni. Prima avete intervistato Chiara, io l'intervista la vedo domani in televisione per raccogliere le margherite dopo il primo tornante. Due, dobbiamo fare gli auguri a Luca per il matrimonio di ieri. Inquadriamolo un attimo in primo piano, Luca, ieri? Grazie, sì, ieri abbiamo fatto le prime promesse qui al Comune dell'Aquila. Beh, auguri Luca allora.
Grazie. Caffè grazie, pagato. Ragazzi. Prof, ti rifaccio la domanda, andiamo a sinistra in discesa verso l'Aquila o andiamo a Ragno Alta? Non c'è manco bisogno di fare la domanda, dai, giriamo. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body. But the bruise is on your ego, make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. Dopo la salita di Aragno, un po' di discesa per arrivare a Colle Brincioni. Tra un po' vedremo l'Aquila dall'alto. È un borgo, lo definiamo così, un paesino, sì, Ivo? Un borgo, sì. Un molto, molto carino. Tanto vittoria è colpa mia. Luca sta qui con noi, arriva in ritardo. Non ti preoccupare, sta con noi. Corretto, Luca? Grazie, grazie, a grazie. Posto. Ivo, Colle Brincioni. Ma Colle Brincioni, come dicevi tu, è un borgo a 7-8 km dall'Aquila. Ci troviamo a 1200 metri sul livello del mare, siamo veramente all'interno del parco nazionale. Da qui la cosa bellissima che chiunque voglia venire a visitare questi luoghi è che ci sono dei sentieri che ti consentono anche di riportarti alla Madonna Fore, che è una chiesetta meta degli aquilani nel weekend quasi sempre, dove ci sono dei percorsi veramente all'interno di una pineta bellissimi, e ve lo consiglio veramente. That you don't have a bad bone in your body. But the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. L'avevamo detto poco fa, dalla discesa di Colle Brincioni si vede l'Aquila dall'alto, Ivo, ed è veramente una bella immagine, una bella cartolina del nostro Abruzzo con il nostro capoluogo. Sì, abbiamo visto l'Aquila da tanti panorami, no? Lo possiamo dire perché abbiamo percorso qui tante strade, quindi, però da qui non mi ero mai soffermato, sinceramente è molto, molto bella, tra l'altro si apprezza tantissimo il castello. Che è una delle peculiarità dell'Aquila. Scusami Ivo, Donatello, conosci il castello dell'Aquila? È quello lì, guarda. Poi ce lo inquadrerà meglio sicuramente Donatello. È molto bello e devo dire che è un panorama bellissimo, anche perché non si vede soltanto l'Aquila, ma si vedono anche tutti quanti i paesini e le frazioni del territorio. Lì sullo sfondo le antenne di Roio con la facoltà di ingegneria. E quindi è un panorama bello al 100%, poi ancora tante gru, significa che la ricostruzione sta andando avanti. Sì, guarda, io dico sempre a chi mi chiede qualche volta, state strade d'Abruzzo, io dico sempre percorriamo tante strade, conosciamo tanti luoghi, abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo apprezzato le peculiarità di tanti territori, no? E ogni volta però che ci troviamo in queste situazioni ci emozioniamo sempre, non solo sull'Aquila ma in tutto quanto l'Abruzzo. Chiara, l'Aquila vista dall'alto. È la mia città, ho qui tutto il mio cuore, quindi amo profondamente questa città e vederla dall'alto è sempre una grande emozione. Guarda Donatello, anche lo stadio Fattori, tu che ami il rugby, lo stadio storico del rugby aquilano, non posso non chiedere un commento al prof Paolo Di Ruscio. Sull'Aquila vista dall'alto, prof. In discesa stiamo andando. No, in discesa, voi sapete che quando io vengo all'Aquila, lo so per un'affezione particolare, l'immagine adesso che ho, vedendola dall'alto, ho avuto proprio la sensazione che questo qualche anno fa ha avuto questo movimento, come se tutto si fosse spostato in maniera anomala, e
mi sembra di viverla questa situazione, vederla adesso ferma, così solida, è un'impressione di speranza veramente emozionante. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body, but the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah. I know you're joking on your fears, already told you I'm right here. Abbiamo visto l'aquila dall'alto con le brincioni e le conclusioni le facciamo tornando a Paganica, da dove siamo partiti. Io intanto ringrazio Chiara per la compagnia e per la passeggiata, grazie a Chiara Ciuffini, grazie a Nicola, oramai sei la stella della trasmissione, Nicola. Ringraziamento ad Alvaro, un grazie ad Alvaro, ringraziamo pure Alvaro. Sei la stella della trasmissione, lo sai? Sì, penso di sì. Ringrazio Ivo Pagliari, grazie Ivo. Grazie a te, Enrico. Salutiamo naturalmente Luigi, che presto tornerà con noi. Tonino lo abbiamo già minacciato prima, quando abbiamo ricordato quella puntata di Strade d'Abruzzo. Le conclusioni con, diciamo così, con delle proposte di reidratazione alle nostre spalle del prof Paolo Di Ruscia. Ti lascio il microfono, prof. Grazie. Allora, conclusioni serie o seriose, io condivido parte del lavoro con il buon Ivo Pagliari, che reputo un ottimo professionista, ma quando sale in bici è un'ottima carogna. Perché? Perché tutta la settimana aveva detto facciamo un giretto, e il giretto l'abbiamo fatto, devo dire strade bellissime, ogni volta che vengo qui faccio strade nuove e devo dire che mi diverto. Non c'è un tratto di pianura, questo la prossima volta col sindaco gli esporrò il problema, perché insomma non mi potete portare qua a fare tanta salita. Sono contento, abbiamo fatto un buon giro, ringrazio Chiara, è un onore fare un giro con la Ciuffini, e quindi per me la giornata è stata più che positiva. Però noi abbiamo iniziato la trasmissione, questa è la seconda puntata, ci manca Tonino, che so che oggi si è cimentato in una gara, quindi o facciamo un collegamento con Tonino, lo chiamiamo, o al termine della puntata il buon Enrico Giancarli da giornalista ci riporterà il risultato di Tonino Salvi alla Gran Fondo della DM, penso a Torre Vecchia Teatina, penso che fosse la Gran Fondo. No, ti volevo chiedere sulla reidratazione alle nostre spalle. Allora, io ho notato, non sono un esperto, ma tutta la parte di qua sono vini abruzzesi, quindi devo dire che è un'ottima scelta e una selezione di vini che fa onore alla nostra regione. Negli ultimi anni l'attività della produzione del vino in Abruzzo si è sviluppata molto, ci si punta molto dal punto di vista anche turistico e di esportazione. E qui c'è un esempio di una varietà di vini di produzione che sono dei nostri territori sia dell'interno. Per reidratare, io già ho fatto un appunto, perché il buon ciclista, non io sicuramente, ma quando si ferma e si siede ha bisogno di una reidratazione con una buona birra. Quindi adesso metti mano al portafoglio, chiami l'oste e ci fornisci due boccali di birra a testa. Mi dai tempo per salutare, per dare appuntamento alla prossima settimana? Ci fermiamo qui da Paganica, abbiamo visto una fetta del nostro Abruzzo con una bella salita e con il racconto della storia di Chiara Ciuffini, che saluto ancora una volta e che ringrazio. Ringrazio Donatello Ricci, telecamera e montaggio. Ci vediamo la prossima settimana, sempre sulle strade d'Abruzzo. Ora vado a fare il mio dovere. Ciao.